La terza giostra si farà. È arrivato infatti l'annuncio ufficiale della terza edizione straordinaria del Saracino dopo il nulla osta arrivato dal Vaticano per la dedica al Giubileo. Si correrà sabato 27 agosto in notturna e la terza Lancia d'Oro sarà dedicata al Giubileo della Misericordia. Adesso quindi manca solamente l'ultimo passaggio in Consiglio Comunale. Finalmente è stata ufficializzata in modo definitivo dall'amministrazione, che finora non si era espressa. Ci sono state tante chiacchiere nei giornali, nei social, però ufficialmente noi non ci siamo mai espressi. A questo punto è arrivato il nulla osta da parte della Chiesa, del Vescovo, e quindi andremo avanti anche con questa giostra straordinaria per onorare questo evento eccezionale che è il Giubileo della Misericordia. Dietro a questo ci sarà tanto lavoro dell'assessore Comanducci, ma non solo, anche dell'istituzione, che promuoveranno debitamente la giostra e cercheranno di coinvolgere anche persone, utenti che vengono da fuori della nostra provincia per allargare il giro, promozionare sempre di più la città e creare interesse intorno a tutte le nostre iniziative e manifestazioni storiche come la giostra. Ecco, non sono mancate però le polemiche. Ma polemiche sì, qualcuno. È chiaro che quando si fanno le cose non si trova mai tutti a favore o tutti contro, c'è una parte che è a favore e una parte che è contro. Per fortuna la parte contraria è veramente minima, l'ha manifestato, sta nelle cose e non ci aspettavamo niente di diverso. È un sogno, io sono appassionato di giostra, quindi ogni giostra è una gioia. Mi piacerebbe di poter utilizzare la straordinarietà della terza giostra creandoci intorno una serie di eventi che servono ad accendere i riflettori sulla nostra città. Abbiamo da vendere una manifestazione importante che il mondo ci invidia, cerchiamo di utilizzarla, forse ne vale la pena, e può diventare uno strumento per promuovere l'immagine di Arezzo oltre i nostri confini.